Chemin Hao. Questo video è pensato per ripassare e studiare insieme la prima forma di Chanchuan. Si tratta della forma che stiamo studiando in palestra e che è necessario conoscere dopo il primo anno di pratica del Wushu. È una forma molto importante perché contiene tutte le posizioni, le tecniche di mano e i calci più semplici, ma che si devono sapere quando si inizia a studiare le arti marziali cinesi. È divisa in quattro parti e ciascuna parte si esegue sia verso sinistra che verso destra, quindi la possiamo dividere in quattro sezioni e studiarla singolarmente. Alla fine del lavoro proveremo a mettere insieme tutte le quattro parti. Quando sono rivolta verso di voi farò i movimenti a specchio, quindi voi seguitemi come se vi steste specchiando, in questo modo potete seguirmi più facilmente. Iniziamo! Iniziamo con la prima parte. Nella prima parte troviamo i pugni diretti, i pugni dall'alto, un blocco verso avanti, calcio pugno, la posizione ma put e la posizione con put. Ci prepariamo. È importante capire bene dove si trova il vostro avversario, quindi alzate la mano sinistra, che è questa. Il vostro avversario si troverà in quella direzione. Io eseguirò tutte le mosse a specchio, quindi voi guardatemi come se vi specchiaste e prenderemo quella direzione per mirare il nostro ipotetico avversario. Separo leggermente i piedi, raccolgo i pugni ai fianchi, blocco verso il basso. Vado ad eseguire due pugni dall'alto, guardando la direzione del mio avversario. Sempre verso il mio avversario andrò a fare un pugno con la vostra mano destra. Sempre verso il mio avversario andrò a sferrare il vostro calcio destro e un pugno. Cado verso di lui e vado a tirare un ultimo pugno con la mano destra. Terminerò di schiena. Proviamo a rifare insieme. Preparo i piedi, pugni i fianchi, blocco, doppi pugni, pugno destro, calcio pugno, calcio pugno. Proviamo a fare tutto dall'altra parte. Quindi questa volta immagino che il mio avversario sia la vostra destra. In quella direzione. Controllo di avere lo spazio per muovermi. Mi preparo, separo i piedi, raccolgo i pugni, blocco, doppi pugni dall'alto, guardo il mio avversario, pugno sinistro verso di lui, calcio sinistro e pugno sempre verso di lui. Pugno sinistro verso il mio avversario. Aperto di schiena. Provo a ripetere. Piedi. Mani. Blocco. Doppi pugni. Pugno sinistro. Calcio pugno. Pugno sinistro. Allenatevi bene su ciascun lato e adesso proviamo ad unire le due tecniche. Il mio primo avversario si trova in quella direzione. Separo i piedi, raccolgo i pugni, blocco, doppi pugni, pugno, calcio pugno, pugno, blocco, doppi pugni. Pugno, calcio pugno, pugno. Passiamo alla seconda parte. Per completare la seconda parte ci servono due tecniche di mano, la spinta di palmo e la presa ad uncino. E una posizione,
la posizione Kung Fu. Proviamo insieme a farlo. Mi preparo in questo modo, separo i piedi, il mio avversario si trova sempre alla vostra sinistra, quindi in quella direzione, me lo ricordo bene. Ci metto anche il pugno in modo da prendere la mira e mi preparo scendendo. Vado a fare un passo destro e una spinta di palmo destra verso il mio avversario, via. Sul posto vado a spingere anche con l'altro palmo. Adesso questo passaggio è un po' difficile perché ci rivolgiamo con la schiena al video. Mi devo girare velocemente e intercettare con la mano destra. La mano sinistra va ad afferrare. La mano destra mi fa spingere nella direzione del mio avversario. Proviamo a ripetere. Miro il mio avversario alla vostra sinistra e mi preparo. Passo e spinta a destra. Palmo sinistra. Intercetto con mano destra. Afferro con mano sinistra. Spinta con mano destra. Proviamo ad eseguire le tecniche anche nell'altra direzione. Quindi, osservo il mio avversario a destra, questa volta mi preparo sempre allargando i piedi, puntandolo con il mio pugno, scendendo. Passo il palmo sinistro. Sul posto, palmo destro. La mano sinistra mi aiuta ad intercettare una tecnica dietro di me. La mano destra va ad afferrare. La mano sinistra spinge via. Ripeto anche da questo lato. Il mio avversario questa volta si trova alla vostra destra. Lo miro. Passo sinistro. Palmo destro. Intercetto con mano sinistra. Afferro con mano destra. Spingo con palmo sinistro. Ok. Proviamo ad unire anche queste due tecniche. Sulla mano sinistra. In questo modo vi ricordo che il mio avversario si trova in quella direzione. Mi preparo puntandolo con un pugno e inizio. Proseguo sempre verso il mio avversario. I. A. Sa. Su. Uo. E anche la seconda parte è fatta. Studiamo la terza parte. La terza parte contiene una parata verso il basso, un blocco verso il basso con il gomito, il pugno diretto che abbiamo già visto, la posizione Mapu che abbiamo già visto e la posizione Shupu che non abbiamo ancora incontrato, che è fatta in questo modo, come se fossi seduto. Proviamo a farlo insieme. Mi preparo. Stavolta il mio avversario si trova alla vostra destra, quindi alzo la mano destra. Miro il mio avversario. Dove si trova il mio avversario, vado ad eseguire una parata verso il basso. Via. Mi posiziono in Shupu. Guardando il mio avversario, adesso andrò a saltare fino a girarmi di schiena. Uso le braccia per prendere la spinta. Vado a fare sempre verso il mio avversario un pugno destro. È un pugno un po' complesso perché mi troverò tutto intrecciato con il corpo. Concludo eseguendo un pugno sinistro e tornando in mano. Via. Ok. Proviamo a rifare. Mi preparo. Il mio avversario si trova alla vostra destra. E inizio. Parata verso il basso. Salto e rotazione.
pugno destro, pugno sinistro. Ok. Proviamo dall'altra parte. Il mio avversario si troverà in quella direzione. Mi preparo. Parata verso il basso. Salto e mi giro. Pugno sinistro, intrecciato. Pugno destro. Ripeto di nuovo. Mi preparo. Parata verso il basso. Salto. Pugno sinistro. Pugno destro. Ok. Proviamo ad unire i due lati. Mi preparo. Il mio avversario si trova alla vostra destra, quindi ho sempre quella direzione come riferimento. Siamo giunti alla quarta e ultima parte. Per fare la quarta parte ci servono due tecniche di mano, l'uncino e la spinta di palmo, e due posizioni, la cucù che abbiamo già visto e l'ultima posizione che ci restava da vedere, che è la pugu, posizione accovacciata. Iniziamo. Il nostro avversario si trova in quella direzione, alla vostra sinistra, quindi ci prepariamo puntandolo con il pugno, aprendo i piedi e scendendo in muavu. Da qui seguitemi. Muovo le braccia, afferro con la mano sinistra, scendo e guardo il mio avversario. Per risalire mi aiuto con le braccia. Con la gamba sinistra adesso vado a fare un calcio stampato con il tallone e in contemporanea spingo anche con il palmo. Cavo avanti, spingo con il palmo sinistro. Proviamo a rifare. Il mio avversario si trova di là, prendo la mira, mi preparo. I. R. Sa. S. Calcio sinistro. O. Palmo sinistro. Ok. Proviamo a farlo dall'altra direzione. Il mio avversario si trova di là, alla vostra sinistra. Lo miro con il pugno. Separo i piedi. Scendo. I. Muovo le braccia. A. Afferro con mano destra, scendo per schivare. Sa. Risalgo aiutandomi con le braccia. S. Calcio destro, palmo. U. Cado avanti, palmo destro. Ripeto. Miro il mio avversario. Mi preparo. I. R. Sa. S. U. Ok. Proviamo a mettere insieme i due lati. Il mio avversario si trova in quella direzione e la tengo come riferimento. Miro. Mi preparo. I. R. Sa. S. O. I. R. Sa. S.
parte conclusa. Grazie e vi auguro un buono studio. Tonshomen, zaijian!